La danza contemporanea italiana oggi. Richiede un piccolo passo indietro. Noi abbiamo esportato il balletto e in Italia l'abbiamo un po' perso quanto alla scuola tradizionale, ma la danza moderna e contemporanea l'abbiamo importata, non è un materiale autoctono. Sono successe tante cose e non abbiamo mai potuto dar vita a un centro di formazione per la danza moderna e contemporanea paragonabile ad Angers in Francia, a Laban Center in Inghilterra, a Paz, Jam Udra in Bruxelles. Abbiamo perso un pochino, diciamo, un treno importante. I nostri danzatori, i nostri coreografi si autoformano viaggiando, cercando la propria strada. Questo li rende creativi. Abbiamo danzatori eccellenti in tutte le parti del mondo. Abbiamo ora una situazione però in cui le difficoltà non sono affatto terminate. Anzi, diciamo che se da una parte le reti, le connessioni nazionali e internazionali hanno offerto una base più sistemica, più solida, abbiamo d'altro canto una qualche debolezza dovuta anche ai tempi in cui viviamo. Parliamo di mixed arts, parliamo di interdisciplina, parliamo di performance. Parliamo di lavori più concettuali, più diciamo in un ambito di post-danza. Questo fa sì che si debba cercare una relazione con il pubblico, con queste azioni meritorie di audience engagement, di audience development, ma è un po' come se si volesse da una nicchia creare una nicchia più di massa, più popolare. Ovviamente non volendo fare alcun discorso commerciale, perché la nostra storia un po' elitaria di balletto e danza è questa. Gli artisti sono autoreferenziali, sono esegeti di se stessi, i critici sono un po' in sparizione, sono gli organizzatori, i programmatori che coordinano delle azioni positive. C'è il pro e c'è il contro. C'è più sistema, ma c'è meno attenzione, meno dibattito sui contenuti di questa scatola sistemica. Io credo che bisognerebbe interrogarsi a più voci. Oggi abbiamo tanti partner, gli artisti, i programmatori, gli organizzatori, i professori universitari, i critici, nonostante tutto. Credo che se gli artisti mettessero un po' da parte una forma egocentrica di rivendicazione di valore a prescindere, ne avrebbero grandi vantaggi, continuando però a premere perché si avvii in Italia una vera formazione, si avviino delle programmazioni nei veri teatri e non nelle nicchie, ma a questo punto bisogna che le programmazioni, le proposte, non c'è bisogno che siano commerciali, ma è importante che siano commerciabili.